Solo un momento prima di cederla a Sergio Rizzo. Eh, voglio dire grazie a, a Luigi di Round Robin, eh, ad Emanuele Bissattini, Mattia Mirati che eh, grazie al lavoro di queste, di queste persone siamo riusciti a, a mettere in piedi un lavoro che non era facile, non era scontato. Eh, ovviamente è un lavoro sospeso, un lavoro incompleto. Perché è incompleta la storia che prova a raccontare. Eh, quindi questa è la mia premessa iniziale. Volevo ringraziare i miei ospiti, Sergio Rizzo e Pierluigi Piccini. Pierluigi Piccini perché è un protagonista, uno dei protagonisti di. Della storia che abbiamo raccontato, che riguarda la morte di David Rossi, e la sua presenza è utile a smentire alcune eh, false credenze che qualcuno ha tentato di, di propalare eh, a proposito del suo ruolo eh, in questa vicenda. Potrei definirlo una delle vittime collaterali del nostro lavoro di inchiesta, ma una delle, delle voci che per prime. Eh, più di altre, eh, con estrema generosità, hanno detto quello che pensavano sinceramente su quello che era successo a Siena negli ultimi, negli ultimi dieci anni. Eh, diciamo nei dieci anni i cinque anni precedenti alla morte di David Rossi e i cinque anni successivi, eh, il periodo insomma, in cui siamo intervenuti noi per la prima volta. Eh, passo la parola a Luigi che magari fa un'altra breve introduzione. Ma... In realtà grazie, grazie a tutti di essere venuti, l'introduzione l'ha già fatta Antonino Ottimale soltanto per dirvi che Round Robin è un editore, eh, siamo ospiti anche quest'anno del Salone della piccola e grazie anche a Silvia che è la organizzatrice, la direttrice del festival devo dire che ha sempre delle grandi intuizioni, l'anno scorso con il buio di Stefano Cucchi il giorno in cui iniziò a parlare tedesco, quest'anno insomma alla luce di quello che sta accadendo su quel processo eh, ci occupiamo per lo più di letteratura di inchiesta giornalistica, molta anche a fumetti Devo ringraziare Antonino perché questo è un lavoro che abbiamo fatto ehm, con, un tempo, con dei tempi veramente incredibili. L'abbiamo pensato, ragionato, abbiamo provato a tirarlo fuori. Emanuele che è il nostro caposceneggiatore, insomma, che ha secondo me brillantemente raccontato quello che troverete in queste pagine. E, e Mattia che sta disegnando dal vivo in questo momento quello che voi vedete alle mie spalle e che se vorrete vi farà un disegno su una delle copie. Il fumetto racconta molto fino a un certo punto, come diceva Antonino, quello che è accaduto. C'è una introduzione scritta allo stesso Monteleone in cui raccontiamo, insomma, eh, le, diamo delle linee guida, Antonino dà delle linee guida su come anche provare a leggere questa provare a leggere questa storia perché rimane ancora in sospeso. E a questo punto io direi di ripartire proprio da, eh, da Sergio, forse per una ricostruzione di quello che è stato quella città, questo avvenimento e questa morte su cui ancora devo dire ci sono diversi misteri da risolvere. Allora, grazie, ma c'è un amico di Siena che quando gli chiedi ma, eh, ma come si spiega tutto quello che è successo intorno a questa vicenda, lui mi dice: Ma ci vuoi presente il palio? Il palio dura, in realtà dura un anno ed è tutto un depistaggio, cioè nel senso che eh, ci si raccontano delle cose a quelli della contrada, magari che, di essere, che sapranno di essere. Che sarà un'amica nemica oppure di quella che invece sanno che sarà magari alleata. No? E, però è tutto un depistaggio, ognuno racconta delle storie ed è, ed è tutta una vicenda che diciamo non si capisce, se non si capisce che cos'è Siena e che cosa avviene in un anno a Siena. Io personalmente non sono senese, eh, Siena un po' la conosco, forse altro perché. Diciamo, professionalmente l'ho frequentata qualche, adesso un po' di meno, ma c'è stato un periodo in cui la seguivo molto, seguivo le vicende del Monte dei Paschi, le seguivo diciamo, dal punto di vista diciamo, economico, non, non, non della, della cronaca, però eh, lì si capiva subito che era impossibile disgiungere diciamo, l'aspetto economico-finanziario da tutto il resto, la no? città che Viveva barbicata intorno a una banca, una delle più grandi banche italiane, la più banca più antica del mondo. Forse soltanto il Banco di Santo Spirito era un po' più, più vecchio, aveva qualche anno di meno, aveva nove anni di meno il Banco di Santo Spirito. Anzi, nove anni di più, scusa. Poi, però, il Banco di Santo Spirito è sparito, è stato inglobato nella banca di Roma, eccetera, eccetera. Però il Monte dei Paschi Siena è rimasta, ma forse l'ultima testimonianza anche di un. Di, 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 anche se vogliamo di quello che è stata la forza del rinascimento italiano, perché questo è, no? il Monte dei Paschi Siena rappresenta tante cose. Ebbene, ehm, questa storia è una storia che fa qua da tutte le parti. No? Eh, io devo dire, Antonino è stato bravissimo, ma devo dire anche le Iene sono state bravissime nel tentare, nel tentare perché è un tentativo, eh? nel tentativo di ricostruire quello che è successo. Ma l'elenco delle cose che in quella storia non, non, non tornano è impressionante, basta leggere i documenti e basta anche vedere chi ha avuto la possibilità di farlo, le risultanze diciamo, della, degli esami che sono stati fatti sul corpo del povero David che, che io conoscevo bene per capire che le cose non possono essere andate così come, come ci raccontano, no? come, come dicono le risultanze processuali. La cosa impressionante è che c'è stata tutta una, come dire, una eh, superficialità, quantomeno. diciamo? No? Scusa, ma purtroppo io non riesco mai a spegnere il suo telefono. C'è stata una superficialità impressionante nel modo in cui sono state condotte certe fasi delle indagini, la sparizione delle prove, il fatto di non essere stati in grado di comprendere certe telefonate sul telefono di David che sono arrivate successivamente al presunto momento in cui lui... Che poi, tanto presunto, non è perché si sa esattamente il, mo il momento in cui Davide è mancato, compreso poi tutto quello che è successo, che è successo dopo, no? cioè tutto questo balletto delle indagini chiuse, indagini riaperte, e non, 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 sinceramente, io penso che, almeno dal punto di vista squisitamente tecnico, la magistratura non ci abbia fatto uno, una grande figura in tutta questa vicenda perché. Per esempio alcuni piccoli frammenti di eh, indagine che potevano essere qu qualche filone, forse magari eh, non avrebbe portato a nulla, però eh, non si capisce perché non sia stato percorso. Eh, anche perché erano tali e tante le incongruenze nella, diciamo, nella ricostruzione dei fatti rispetto a quella che è stata poi la sentenza di archiviazione che sinceramente... No, eh, io poi vorrei ricordare qual era il contesto in cui avvenne quel, quel fatto no? Montepaschisena era in una crisi, stava affrontando una crisi spaventosa perché aveva acquisito una banca una banca da, da, una, da, una, da un gruppo olandese che era stato, a sua volta era stato scalato, aveva acquisito una vecchia banca che era stata già oggetto di una Contesa particolarmente violenta in Italia, soltanto un paio d'anni prima, l'epoca delle famose scalate bancarie, era la banca Anton Veneta su cui aveva messo gli occhi Gian Piero Fiorani in quella stagione terribile che culminò con la cacciata di Fazio della Banca d'Italia, forse diciamo quelli che sono un pochino più stagionati se la ricordano bene questa storia. Quella banca lì venne acquisita eh, dal Monte dei Paschi a un prezzo diciamo abbastanza elevato, ma soprattutto venne acquisita in un contesto che era un contesto paradossale, si stava, stava cominciando già la grande crisi finanziaria che avrebbe messo in ginocchio praticamente tutte le banche europee, ma soprattutto le modalità con cui avvenne quell'operazione, no? modalità sconsiderate. Che vennero attuate attraverso delle, delle, delle operazioni folli che tra l'altro hanno dato luogo già adesso a, mi pare, a delle condanne no? ricordo l'operazione Chianti Classico che, dico, mi viene in mente che soltanto chi era già in preda a fumi dell'alcol poteva dare un nome simile a un'operazione come quella cedere tutte le, le sedi della banca ad una sua società che poi si scoprì che la banca dei disse ma almeno salviamo le apparenze almeno facciamo in modo che mettiamoci qualche altro socio perché sennò è proprio sporca e per poi riprenderle in affitto cioè, ma delle operazioni incredibili che hanno prosciugato un, il, tutto il patrimonio della fondazione che era probabilmente eh, la ricchezza della, eh, della, della, città, della, della città ma addirittura di tutta la regione il Monte dei Paschi, la fondazione con i profitti che faceva al monte alimentava un circuito di eh, interventi culturali ma anche di sostegno banale alle comunità locali io avevo fatto un conto mi pare che in dieci anni aveva distribuito in toscana qualcosa come un miliardo e mezzo di euro cioè soldi veramente importanti per quella realtà ebbene il contesto il contesto era tale che eh, che questa vicenda questa vicenda umana personale come dire, sconfina in un, in un campo che va ben oltre la vicenda del dramma personale, e, e lì è stata secondo me la grave lacuna della magistratura perché non, non era possibile, cioè, su quella cosa lì bisognava andare in, fino in fondo. Io credo che fosse un dovere nei confronti del paese, nel suo complesso, andare fino in fondo su quella vicenda. Purtroppo. Io adesso poi non, non so che piega ha preso, so che ci sono state delle, delle ricadute anche abbastanza ridicole, no? C'è stato un giornalista che è stato eh, denunciato insieme alla consorte di, eh, di David per una um, rivelazione. Per violazione della prassi, non è che la magistratura poi non si sia impegnata in cose molto più marginali che non la vicenda in sé, il no? fatto sta che su quella vicenda ancora c'è il buio più totale. Vogliamo sentire Pierluigi? Eh? Vorrei che si potesse aggiungere anche un altro elemento, no? prima di passare la parola all'ex sindaco di Siena per raccontare un po' qualcosa di più di questa storia. Intanto tutto quello che è successo. All'interno della banca e all'esterno della banca ha avuto come conseguenza che oggi le persone che sono sedute con noi in sala eh, sono in qualche modo partecipi del capitale azionario di quella banca. Cioè non dimentichiamoci che Banca MPS viene sospesa dalle quotazioni alla borsa italiana, ci mette molto tempo prima di tornare sui listini e quando ci torna ci torna col governo italiano dentro. Quindi se qualcuno ha guidato, ha guidato quella vettura, anzi direi ha cavalcato. Quel cavallo, da corsa, ecco, quel cavallo da corsa ha preso una sbandata eh, di quelle micidiali, eh, si è fatto molto male eh, e oggi le conseguenze le paghiamo, le paghiamo tutti. Non le paga eh, diciamo, solo il singolo contribuente italiano, ma le paga l'economia italiana in generale. Eh, quando abbiamo deciso. Eh, teniamo presente che il Monte dei Paschi non è mai stata una banca privata, eh. cioè, il, il, il Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi... No, perché, perché attenzione, perché, dice, eh, perché lo Stato adesso è dentro, ma lo Stato c'era di, di fatto anche prima, perché l'azionista, la parte pubblica, no? Beh, di fatto insomma, diciamo, se, vogliamo considerare, se non vogliamo, vogliamo considerare che un comune fa parte dello Stato, di fatto eh, lo Stato era, era proprietario già della Montevaschisiana. È stata l'unica banca, la Montevaschisiana, per cui non hanno fatto valere eh, le famose regole della, delle fondazioni. Delle fondazioni bancarie, no? Cioè, a un certo punto viene fatta una legge in cui si dice che tendenzialmente le, le fondazioni devono lasciare il capitale delle banche perché non è il loro mestiere, però al Monte dei Paschi viene consentito. di, di... Ora c'è anche di peggio in questa vicenda perché se vogliamo proprio andare a fondo allora dobbiamo anche andare a tirar fuori le responsabilità del tesoro, non della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ha dato le autorizzazioni e quindi già la sua parte di responsabilità sappiamo ce l'ha. Ma nessuno ha sottolineato, secondo me, con adeguata forza, il fatto che le fondazioni sono vigilate dal tesoro e il tesoro diede tutte le autorizzazioni, il tesoro quando, il Monte Baschi, quando la fondazione Monte dei Baschi di Siena disse io ho 3 miliardi e mezzo in, in, in cassa, li uso tutti per comprare l'Anton Veneta. Non disse a non disse A, ma sai perché non disse A? Guarda che cosa è successo nel bilancio del Monte dei Baschi in quegli anni lì. Il Monte dei Baschi acquistò dal tesoro qualcosa come. 15 o 16 miliardi di euro di BTP che il tesoro non sapeva come collocare. E quei soldi lì, quei BTP, sono stati quelli che hanno trascinato il Monte dei Paschi nella voragine, perché al di là dei problemi che aveva con il... Con il eh, conto economico a causa del fatto che aveva poche risorse per fare l'attività bancaria essendosi dissanguata per comprare Anton Veneta. Nel, 19, nel, scusa, nel 2011 quando lo spread arrivò a 570 il Monte dei Paschi accusò una perdita di conto economico di 8 miliardi di euro per la, a causa della svalutazione dei BTP che aveva in portafoglio. Quindi lo Stato, non soltanto ha, il governo, non soltanto ha. ha, ha, ha Aiutato stai da dicendo che spin. sta restituendo il favore, stai dicendo. Beh, insomma. Stiamo restituendo il favore. Beh. io, eh, prima di parlare anche con Emanuele Bissattini del perché, del, del come si è sviluppata la sceneggiatura di questo volume, eh, vorrei presentare, eh, anzi vorrei introdurre perché non ha bisogno di presentazioni, eh, Pierluigi Piccini. Pierluigi Piccini l'ho detto prima. Lui si è indispettito, è una delle prime vittime collaterali del, del lavoro che alle Iene abbiamo fatto con una squadra molto ampia. Qui c'è una parte di quella squadra a cui sono eh, molto grato per il lavoro svolto. Eh, perché dico vittima collaterale? Perché quando abbiamo iniziato a girare a Siena tra agosto e settembre del 2017 abbiamo capito da subito che avremmo avuto grande difficoltà a trovare persone disponibili eh, a metterci la faccia, a, a raccontare tutto quello che sapevano e a farlo con, con libertà. Per questo motivo diciamo, abbiamo deciso di coinvolgere... Eh, Diciamo, di dare fondo alla, a tutte le nostre rubriche e quando abbiamo deciso di contattare Pierluigi Piccini vi racconto un aneddoto eh, io ero molto, diciamo ero molto dubbioso ero convinto che come ogni politico avrebbe pesato eh, ogni parola eh, con, estrema, con estrema cautela e che alla fine della nostra chiacchierata ci sarebbe rimasto ben poco eh, in questo devo dire che la la tenacia, la tenacia di Occhi Pinti, che è il coautore di questa, di questa lunga inchiesta, disse: No, oh, proviamoci, eh, proviamo a capire che cosa, quali spunti ci può dare. Devo dire, facciamo sempre un backup degli incontri che abbiamo con eh, politici, persone che comunque eh, persone che hanno avuto in mano una fettina. Più o meno grande, una fetta più o meno grande di potere che hanno avuto eh, un contatto diretto con le vicende che trattiamo. E motivo per cui decidiamo che avremmo registrato quell'incontro. Anche perché male che, male che fosse andata avremmo avuto una traccia di spunti eh, su cui lavorare. Quando va in onda l'intervista al Sindaco al sindaco Piccini, all'ex sindaco Piccini eh, scoppia un putiferio perché le cose che, che dirà i nostri microfoni sono estremamente impegnative. Ma eh, siccome l'Italia è un paese dove eh, la cultura del sospetto è diciamo, una delle valute col più alto tasso di circolazione, eh, una delle prime, uno dei primi argomenti che si usò fu Beh, questi si sono messi d'accordo, eh, Piccini sapeva di essere registrato. E loro gli hanno fatto le domande concordate eh, chissà, chissà dove, chissà quando e ne è venuto fuori un pezzo di spettacolo per la televisione. Eh, niente di più falso e niente di più lontano dalla realtà perché quando Piccini per una mia diciamo, ingenuità scopre eh, il mio microfono sotto la camicia, è vero che viene fuori un pezzo molto comico di televisione perché lui si incazza veramente come, come una faina e io faccio la figura del pollo, eh, ma eh, diciamo Piccini è talmente allarmato da coinvolgere un comune amico eh, che si chiama Paolo Mondani, eh, che diciamo, cito sempre come, come prova del fatto che quel giorno non c'era niente di concordato. Perché, Piccini dopo, do, perché Mondani dopo tre ore mi manda un messaggio e mi dice Antonino mi ha chiamato per Luigi Piccini preoccupatissimo, dice che hai registrato una chiacchierata con lui e non vuole assolutamente che sia mandata in onda. Mi fai sapere? Chiamami al più presto. Questo diciamo è come prova per tutte quelle persone che fino ad oggi hanno alimentato questa, questa falsa credenza della... Eh, vi siete messi d'accordo con Piccini e vi anticipo anche una cosa: eh, nel libro, una delle cose più importanti eh, di tutta l'inchiesta che abbiamo fatto sulla morte di David Rossi e sulle vicende interne a Banca MPS c'è un incontro con Ettore Gotti tedeschi. Eh, questo incontro con Ettore Gotti tedeschi, che si è sviluppato su più occasioni, è eh, e che ha sorpreso molti telespettatori. Uno di questi telespettatori sorpresi era Pierluigi Piccini, che mi mandò un messaggio e mi disse: Ammetti, vi eravate messi d'accordo anche con Gotti Tedeschi. E io ho detto: Ma allora sei un testone, cadi nello stesso pregiudizio che gli altri hanno usato nei confronti delle tue rivelazioni e della tua parte di intervista. E adesso gli cederò la parola. E quando dico vittima dico perché gli abbiamo tirato un, un brutto scherzo, avrebbe volentieri fatto a meno di essere coinvolto, avrebbe volentieri fatto a meno di essere eh, tirato in ballo in quella storia e farebbe volentieri a meno oggi di essere eh, indagato a Genova assieme a noi per, in, una, in una causa per diffamazione eh, che ormai va avanti da più di due anni. Eh, le indagini dovrebbero concludersi prima o poi eh, e quindi devo dire che non, non, non aveva alcuna intenzione di finire in questa storia. Eh, chi sfoglierà le pagine di questo volume eh, vedrà rimesse in scena eh, i momenti più diciamo, rilevanti, più salienti di quell'incontro. Eh, quindi eh, io approfitto di questa occasione intanto per, per ringraziare l'ex sindaco di Siena, per chiedergli scusa. Per quello che può valere dopo tutto questo tempo, per quello che abbiamo fatto, ma dall'altro eh, se mi dicesse lo rifareste? Anche se oggi mi stai chiedendo scusa, rimandereste in onda quelle rivelazioni? Sì, eh, un po' perché hai lo stigma eh, del politico. Eh, esatto, e eh, ogni tanto bisogna fare in modo che le rivelazioni, più è qualificata eh, la fonte che le pronuncia, più queste lo costringano a, in qualche modo a, a farsene carico. Eh, e quindi adesso vorrei eh, vorrei ascoltare le tue parole. Ovviamente non ti vendicare di, di quello che ti abbiamo fatto. Qui c'è un microfono, dovrebbe essere già acceso. Acceso? Sì. No, lo stronzo ha fatto anche qualcosa di più. Qua, se, possiamo Perché... alzare un po' il volume è meglio secondo ecco, me. Grazie. Allora ripeto lo stronzo ha fatto anche qualcosa di più, a Roma si dice a stronzo che è una privativa, no? L'ho sentito l'altra sera da... Perché non solo quando io e qualche altro che era con me ci siamo incazzati fradici per questa cosa, perché lui è l'unico giornalista della Iena che si fa vedere il microfono quando si alza, no? Cosa fa il, il, il qui presente? Dice no, non ti preoccupare, tanto quella lì non va mai in onda. Facciamo una intervista ufficiale, tu stai tranquillo, perché tanto mandiamo un'intervista ufficiale. In effetti hanno mandato un pezzettino di intervista ufficiale, ma proprio voglio dire per introdurre l'altra ecco, diciamo così tra l'altro quella nasce da io in tutti questi anni poi dirò alcune cose che ha detto Sergio che mi interessano moltissimo ho lavorato molto con i giornalisti mi hanno chiesto informazioni anche Sergio no? anche altri sul monte, sull'andamento del monte sulla città, io ho sempre tranne una giornalista del Foglio una volta che riportò grosso modo come hanno fatto le Iene le mie eh, considerazioni su Giuseppe Mussari e lei si era preso l'impegno poi di riparlarne ma invece lo pubblicò io ho sempre lavorato con i giornalisti ho sempre dato le indicazioni ho sempre detto quello che pensavo però a differenza degli altri giornalisti qui non è stato fatto un lavoro di approfondimento e di ricerca come andrebbe fatto e di verifica delle cose che uno dice perché sono parti di verità, non è la verità assoluta, eh, se, sicuramente, sono voci che si sentono. In questo caso non c'è stata, cioè eh, a ruota libera, senza rete, hanno mandato, con tutto quello che ha significato per me che ho pagato le spese in questo senso. Eh, poi loro hanno fatto altre interviste, hanno fatto altri, altri lavori. Poi non so quello che succederà, io non sono così dentro le questioni della magistratura, però quelle del Monte sì, mi fa piacere Sergio che tu abbia detto una cosa che eh, nella mia città non è stata compresa e che forse tornando indietro è stato un errore, perché la vera privatizzazione del Monte Paschi è ora, il 31 dicembre del 2019, non c'è mai stata privatizzazione, perché non c'è mai stata privatizzazione? Perché poi l'unico socio effettivo e che controllava tutta la banca era ed è, è stato per molto tempo la fondazione di nomina pubblica. Quindi, chi parla di privatizzazione, io ho fatto un dibattito l'altra sera con un eh, dirigente politico importante, gli anni passati. E questa cosa in testa non gli entra. L'operazione era un'altra, era quella poi di avere in mano una banca per poterla aprire in un discorso che era molto profondamente diverso. Purtroppo. Eh, la gestione è stata deficitaria, le persone nominate non erano all'altezza della situazione, si è creata intorno una pletora di, come dire, di, di persone con la mano tesa a chiedere le cose che gli sono state date per una logica di controllo politico della situazione e la banca ha fatto la fine che ha fatto. Oggi eh, lo dico telegraficamente, la banca Montepaschi è l'unica banca che non ha la possibilità di avere un partner perché le operazioni italiane sono tutte chiuse tranne il Monte dei Paschi che chiuderà probabilmente con un deficit importante stante gli NPL e stante le cause che hanno fatto contro la banca e quindi siamo in questa, in questa situazione. Io una cosa volevo dire, eh, ho sfogliato perché lo vedo ora, la prima cosa che devo dire è che mi avete fatto troppo brutto, io non so brutto in quel modo insomma lo dico perché può darsi che non piaccia... Eh, Mattia. Eh, Mattia, eh, va bene. Poi c'era anche un altro problema. Avrei preferito che le cose che adesso, adesso ha detto Monteleone, io in qualche modo le avessi lette anche nella, nella, nel libro, che non ci sono, ma insomma non importa. Come ci siamo arrivati a questa roba qui? Non ci sono. E quindi però il fatto che lui le abbia dette è importante. E, la banca e eh, loro lavorano molto eh, sul eh, 2007-2008, ci ha, ha fatto riferimento anche Sergio, eh, considerando eh, l'operazione Anton Veneta, che sicuramente è stata un'operazione sciagurata, da tutti applaudita tranne che da un piccolo gruppo che all'epoca si chiamava Mongolfiere che era in Consiglio Comunale che votò anche contro una delibera. Però attenzione, attenzione, perché eh, per sapere come è andata quella cosa basta leggere un documento della Consob che fu presentato nel 2008, nell'aprile 2008. Sergio, la cosa che, non, che forse non tutti sanno è che il primo ufficio studi a scrivere della bolla speculativa negli Stati Uniti è stato l'ufficio studi del Monte De Paschi. Non è stato minimamente tenuto conto. Ma il primo che dice attenzione che ci potrebbe essere una bolla speculativa è l'ufficio studi del Monte dei Paschi. Il vero problema nasce nel 2004. Il 2004 nasce perché si, scende, si fa finta di scendere sotto il 51% con le azioni privilegiate, entrano dei soci privati, alcuni erano già presenti, per esempio Gnuti con l'operazione OPA, entra Caltagirone. E lì cambia molto nella storia del Monte dei Paschi, cambiano molte cose in termini di, di gestione. Però, cosa fa il presidente della Fondazione Giuseppe Mussari? Fa, non è, è presidente della Fondazione, diventerà presidente della banca nel 2006, porta in evidenza tutte le riserve della banca e distribuisce. Paga moltissimo di fisco, dà moltissimo ai soci privati e dà un'enormità di denaro alla Fondazione che diventa in quel momento il soggetto che controlla il territorio in maniera assoluta. Io dico sempre si passa da una logica egemonica di governo, come era stata negli anni precedenti, frutto anche delle alleanze politiche fra i grandi partiti che nel frattempo erano spariti, si passa alla logica di amico nemico, una logica del dominio o sei con me o sei contro di me. E questo ha creato dei problemi Enormi, si nominano nelle banche partecipate persone che non sono all'altezza di gestire le banche e succede quello che succede. Però attenzione, perché questo è un filone, è un tipo di ricerca interessante, importante che coinvolge Roma. Ho visto che voi puntate molto sui rapporti con il Vaticano, anche grazie a Gotti, quello che vi ha detto. Ma c'è un altro filone. C'è un'altra indagine che da fare, perché dal 2008 al 2013 passano cinque anni, che non sono poca cosa. Tenete conto che nel, nel bilancio nel 2008, eh, questo ritorna a quello che diceva Sergio, cioè l'approvazione del bilancio 2008 che è del bilancio 2007 ovviamente, il Monte Paschi fa il miglior bilancio della sua vita. Dopodiché avrà una serie di agevolazioni che vengono dal Ministero del, del, del Tesoro, appunto quella fiscale e quant'altro. Ma c'è Mantova. Se non si, non, non, non si fa attenzione a quello che succede a Mantova e ai risvolti eh, mantovani sulla città non si capisce, non si capi comprendono alcune cose che andrebbero approfondite. Io faccio il mestiere è quello del suggeritore, di andare a verificare, di fare un lavoro che spetta ai magistrati e ai giornalisti. Non spetta a me, non è il mio compito. Noi abbiamo delle intuizioni, abbiamo delle idee, abbiamo come dire, delle possibilità, sentiamo delle voci che alcune volte riportiamo, ma non è il nostro compito quello di andare a verificare. Spetta ai magistrati e spetta ovviamente al giornalista che deve verificare le informazioni che, che vengono prese. Nel vostro caso questo non è successo. Però perché per esempio Mantova non, non viene presa in considerazione? Sergio ha scritto nel suo libro un passaggio riportando una, una testimonianza senese, credo che abbia verificato, che fa un ragionamento su Viadana, ad esempio, sull'Associazione di Requiti di Viadana, sul suo presidente e che guarda caso poi diventa il il commissario di un partito politico a Siena dal 2011 al 2013, guarda caso. E, eh, Davide ha un'importanza particolare a Mantova perché diventa vicepresidente della, 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 della fondazione del TE. E organizza una bellissima mostra sul patrimonio eh, artistico del Novecento eh, mettendo insieme il patrimonio della Monte de Paschi e quello della, BN, della Banca Mantovana. Quindi gli, i rapporti sono, sono molti, sono molti. Io credo che eh, se eh, qualcuno avrà voglia, non, non mi riferisco a voi per carità perché già ci sono passato, ma se qualcuno avrà voglia credo che una, un lavoro di verifica effettivo e di approfondimento forse me, meriterebbe farlo, farlo, perché poi non è tanto lontano quel 2013 dal 2019. Però eh, scusa Pierluigi tu dici che... Quello che tu hai detto, eh, noi lo abbiamo diciamo, impastato a uso televisivo, lo abbiamo divulgato senza verifica, senza alcun tipo di verifica. E su questo mi dispiace doverti, doverti contraddire. Ti devo contraddire perché le cose che tu hai, hai rivelato eh, nella, nel no nella nostra conversazione hanno avuto un riscontro estrinseco per tutto quello che riguarda. Un, un sottobosco di relazioni eh, private che avrebbero in qualche modo condizionato la vita della banca e che forse hanno condizionato la vita delle istituzioni. Un riscontro intrinseco dal fatto che non è un caso che la tua prima difesa sul punto sia stata o riportato ciò che già all'interno delle assemblee della banca veniva dichiarato da alcuni azionisti. Eh, se, noi non avessimo fatto, aspetta, finisco, se noi non avessimo fatto un lavoro eh, scrupoloso e attento, beh, non sarebbero passati due anni e ancora non sappiamo se le, il, tutte le nostre trasmissioni sono state idonee a diffamare qualcuno eh, oppure no, ma soprattutto non avremmo scoperto una quantità di elementi tali da costringere la Procura di Siena, con profondissimo imbarazzo, a dover ammettere che sì. Fu sbagliato non acquisire tutte le telecamere. Che sì, fu sbagliato non analizzare i vestiti di David Rossi. Che sì, fu sbagliato non effettuare l'esame istologico delle ferite. Che sì, fu sbagliato non acquisire i tabulati delle celle telefoniche vicine. Che fu sbagliato distruggere. Che fu sbagliato non analizzare i vestiti. Ma soprattutto che fu sbagliato, anzi fu un errore clamoroso, scrivere nella seconda ordinanza di archiviazione che un testimone importante come Lorenza Pieraccini era stata sentita quando nessuno, né Polizia Giudiziaria né Pubblici Ministeri, si erano premurati di sentirla. E lei rivela una cosa fondamentale in questa storia. Lei rivela che la mail in cui David Rossi scrive stasera mi suicido help al suo amministratore delegato fabrizio viola viene eletta e non viene letta solo da viola ma viene letta dal capo della sua segreteria e nessuno interviene per tutelarlo perché se eh, volessimo per un attimo eh, sospendere la neutralità su questa storia e dire Beh, David Rossi è stato volato, qualcuno lo ha sicuramente spinto giù dalla finestra. E allora bisogna dire, caspita, se la mail di due giorni prima fosse stata presa sul serio da una banca che è quotata in borsa e che quindi deve rispettare degli standard nei rapporti con il personale dipendente, soprattutto di, di natura dirigenziale? E eh avrebbe dovuto avere un cordone sanitario attorno a questo signore. Qualcuno gli avrebbe dovuto dire: prenditi tre giorni per stare a casa. O comunque essere seguito da vicino. Nessuno avrebbe potuto aggredirlo, nessuno avrebbe potuto lanciarlo dalla finestra, volendo pensare che questo sia successo, ma volendo pensare che invece è lui che decide di suicidarsi. È lui che liberamente, travolto dagli eventi, dovendo considerare il suicidio un fatto irrazionale e non un fatto razionale. Perché io sono il primo che sostiene che tutte le volte che per negare la concretezza di un suicidio si dica no, ma era uno che amava la vita, non vuol dire niente. Uno che ama la vita un giorno si sveglia come una lampadina che si fulmina e si lancia. Ok? Io, questo argomento lo trovo tra i più deboli. Però, nessuno ci ha spiegato. Perché ci sono de determinati segni sul corpo, nessuno ci ha spiegato. Perché nessuno è stato vicino a questa persona. Se era un suicidio, se è stato un suicidio, si poteva evitare. E si poteva evitare perché le persone più importanti, il vertice della catena di comando della banca, era informato di questa intenzione. Ammesso che sia stato un suicidio, e nessuno è intervenuto. E questo esporrebbe, vabbè, a parte, le responsabilità della banca, eccetera. Però. Eh... comunque scusa ci sono delle cose che adesso lui è, io sono convinto che Davide è stato ammazzato no? tu sei convinto e... che Davide è stato ammazzato sì io sono convinto di questo perché ci sono delle cose che pur diciamo ammettendo la logica della lampadina che si fulmina che è così poi che succede no ma è talmente ravvicinato la normalità con quello che è successo che è veramente complicato, cioè lui che alle 7 di sera telefona alla moglie e dice guarda sto venendo a casa, vado, passo un attimo a mamma a prendere da mangiare, no? Le polpette. Le polpette. E da quel momento lì, il momento in cui lui precipita in quel modo così singolare da quella finestra, singolare perché l'abbiamo visto tutti, no? Come precipita, passano quasi tutti. Non tutti, ma insomma, però... Perché ha fatto finta di non vedere? Ecco. Sì, è quello d'accordo. Passano 40 minuti, 40 minuti, durante i quali si accumulano sul corpo di David tutta una serie di segni che non sono compatibili con una caduta così di uno che si vuole ammazzare, anche diciamo impazzito, e la lampadina si è fulminata nel momento in cui lui sta aggrappato e dice ma adesso mi butto giù e chissà perché non si butta ma si butta, si fa scivolare lungo la... La parete in modo perpendicolare, ci sono delle cose che sono talmente Io ti dico: allora, quando è successa la cosa, la prima cosa che ho fatto io, siccome conoscevo Davide, ho telefonato con una persona a Siena che era amica sua. E ho detto: Ma che è successo? E, lui mi, e questa persona, lei, mi dice: Se, eh, Davide si è ammazzato e. Eh, eh, erano tutti sicuri che si fosse ammazzato? C'è stato un momento in cui a Siena tutti erano convinti di questo. Per questo da questo punto di vista, forse io dico non li giustifico, no? però arrivo a pensare che i magistrati possano avere in qualche modo. Ha avuto un pregiudizio. Sì, diciamo. La città diceva che si era, era suicidato, e quindi la tesi era quella lì. Viene fuori dopo un po', dopo qualche giorno che si realizza il fatto che ci sono delle cose che non tornano in tutta questa vicenda qua, che piano piano vengono fuori. Io da quello che ho capito anche i familiari erano, sulle prime sono stati convinti che fosse un, stata una cosa pazzesca, un suicidio, ma poi anche i familiari subito dopo come cominciano a realizzare che ci sono degli elementi talmente incongruenti con questa cosa. Allora lì viene fuori il fatto che si, fa la, si, si crea la convinzione. Io, io ti dico la verità, io sono convinto, che son convinto, sì, diciamo, l'unica cosa a cui riesco a pensare è che la chiave di tutto sia nel fatto che lui a un certo punto dice di andare a parlare con i magistrati. No? Lui a un certo punto dice, manda questa mail, eh? che poi non sappiamo chi l'abbia vista oltre a, a Fabrizio Viola. La mail, non la mail del suicidio, ma quella in la cui lui in dice cui io, voglio andare eh, eh, a parlare di un Ma Noi da quel famoso processo, no? No? ha fatto contro perché Davide lui... Vecchi e eh, la Vedova Dognazzi, sì. apprendiamo un elemento fondamentale. In quel processo vengono assolti perché il giudice stabilisce attraverso le indagini che la casella di posta elettronica dell'amministratore delegato non era di suo esclusivo accesso. Sì. Il che significa che le email che riceveva Viola le riceveva sul suo Blackberry, le riceveva sul suo computer in ufficio che era, in acce era accessibile alla segretaria e al capo della se segretaria. fammi finire questo ragionamento. Perché è importante quel passaggio lì? Perché lì è talmente generico quando lui dice Devo andare ai magistrati a dire che, Cosa poteva dire lui ai magistrati? Cioè, il punto è Che cosa avrebbe potuto dire lui ai magistrati? Avrebbe potuto dire. Avrebbe potuto, dire, avrebbe potuto dire che conosceva soltanto il contesto politico di Siena e quindi così come ha dichiarato, no? ha detto, oppure poteva dire qualcos'altro, ma qualcos'altro che magari non riguardava l'Anton Veneta, capito? Che riguardava altre cose, che, riguardava, che poteva coinvolgere altre persone, magari poteva coinvolgere delle situazioni che nemmeno lui... Si rendeva, poteva rendersi conto di, di, di che cosa sarebbe andato a scatenare dicendo qualche cosa ai magistrati promettendo di, di voler dire qualche cosa ai magistrati questo secondo me è il grande punto di domanda su cui nessuno ha voluto fino adesso dire niente no? scusami Sergio, anch'io sono io ho fatto un libro tanti anni, qualche anno fa e anch'io nel libro scrivo che per me era un suicidio scrivo addirittura che era secondo me psicologicamente abbandonato e quant'altro. Poi quando inizia Daniele Magrini a scrivere report, a fare l'indagine e comincia a approfondire, io mi rendo conto, ad esempio personalmente, che la tesi del suicidio è molto, molto lontana, me ne rendo conto, dai fatti, dagli atti, da quello che si vede, dai filmati. È vero questa cosa qui, è vero che all'inizio il senso comune era... Quello del suicidio, che poi piano piano prende un'altra un dimensione. Però attenzione, lo ripeto: eh, troppo, qui c'è un'altra questione che è un altro luogo comune. Pensare che tutto sia ascrivibile all'antomeneta. Secondo me non è così. Cioè, i due, i due eh, gangli del senso comune che bloccano questa cosa, uno è. Eh, Vabbè, quello dell'antoma l'altro è quello del suicidio. E bisogna, secondo me queste due cose bloccano la possibilità di andare oltre nella, nella strada della, della verità. Probabilmente ci sono altre cose ancora che devono essere approfondite. C'è una cosa, eh, così voglio chiedere una cosa a Emanuele Bissattini. Eh, eh, una cosa su cui abbiamo trovato subito un terreno comune eh, di confronto, che sono dei dati temporali. Eh, quando muore eh, David Rossi ci sono eh, due cose importanti che stanno succedendo a Roma. La prima, c'è un governo eh, che si deve formare perché ci sono state le elezioni, eh, diciamo sono le elezioni nelle quali il segretario del partito di maggioranza relativa ha dichiarato di aver non vinto, eh, ma soprattutto sono... È il momento in cui da eh, due settimane, da poco più di due settimane, Papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni. E quando Papa Benedetto annuncia le sue dimissioni, eh, lo fa quando eh, Gotti Tedeschi, diversi mesi prima, aveva in qualche modo gettato la spugna eh, nella, nel, nel suo lavoro di guida del, dello YOR. Eh, quindi se uno volesse in qualche modo eh, circoscrivere eh, il contesto temporale in cui avviene quella morte, quella morte avviene tra le dimissioni di un papa e l'elezione di uno nuovo, mentre all'OIOR non c'è guida. Eh, quando la prima volta in ho incontrato Ettore Gotti tedeschi, eh, ex presidente dell'OIOR, eh, mi fa tutta una serie di affermazioni eh, che non era la prima volta che... Potevo sentire, era la prima volta che potevo sentire da qualcuno in grado di confermarle. Cioè, tutto quello che dice Gotti Tedeschi, detto da eh, una persona normale, è una chiacchiera, detta dall'ex presidente dello IOR, assume dei contorni, eh, diciamo, anche, anche tragici. Eh, per questo eh, questo lavoro è un lavoro collettivo eh, del quale sono grato a, a Luigi per, per l'intuizione di eh, riportarla in graphic novel eh, a Emanuele perché diciamo è, è la testa che ha in qualche modo selezionato eh, quelle che per lui per la sua sensibilità erano i momenti più salienti e poi grazie alla penna alla matita direi di Mattia Mirati che ha, le, ha, le ha messe in scena e quindi volevo chiedere a a, ad Emanuele, se eh, di questa storia, che è una storia sospesa, qual è la cosa diciamo, che, che, ti ha più, che ti ha più stimolato nel comporre, la, nel tessere la sceneggiatura? In un certo senso quello che hai detto tu ora, cioè eh, mi colpiscono sempre in ogni modo, soprattutto adesso con la possibilità di vestire una giacca che è diversa da quella che vestivo prima, cioè io nasco giornalista d'inchiesta e attualmente faccio lo sceneggiatore e lo scrittore. Mi colpiscono tanto quelle storie che hanno un livello grande, un livello macro, un livello che coinvolge lo IOR, la Banca Vaticana, le scelte politiche di una nazione, l'orientamento di una banca, ok? ma che hanno poi una, una ricaduta individuale fortissima sulla vita e sulla morte di un uomo. La cosa che più di ogni altra tocca la, la mia personale, il mio modo personale di vedere le cose è questo elemento qua. È una storia grande che si fa carne e sangue di un uomo che muore. Questo è l'aspetto che in qualche modo insieme abbiamo inteso portare su queste pagine. Anche per questo abbiamo fatto una scelta che è strana per raccontare una storia di questo tipo, cioè abbiamo scelto di raccontare la verità attraverso anche delle linee di fiction, cioè delle linee di eventi che non sono accadute nel modo in cui le raccontiamo. Questa cosa serve, secondo noi, anche per valutare anche per acquisire quella distanza critica rispetto al fatto che serve da un lato a metterlo sotto una luce più attenta e dall'altro a non perdere di vista quello che altrimenti un po' si rischia in questa storia, secondo me per un lettore parlo, cioè non per le personalità coinvolte evidentemente, cioè quello di dimenticarsi che questa roba qui ha portato alla morte di una persona, per suicidio o per omicidio. Questo è l'aspetto che a me personalmente colpisce di più. Tant'è vero, abbiamo cercato di rendere poi nei, nei limiti del possibile, nei limiti chiaramente di una storia che non può essere romanzata, abbiamo cercato di rendere Davide Rossi protagonista di questa storia, soprattutto nella parte iniziale in cui immaginiamo uno svolgersi di eventi che non è accaduto per come lo sappiamo, ma che rende o cerca di rendere, cioè di, di, come dire, di, di rendere di carne appunto anche il suo turbamento. C'è. Eh... Una parte di questa eh, graphic novel che coinvolge Sergio, perché diciamo, noi eh, ascoltiamo dall'avvocato Goracci a un certo punto una storia. E questa è una storia molto particolare. Perché è una storia complessa, è una storia che ci porta a Mantova, ci porterebbe. Perché eh, anche chi la racconta, cioè l'avvocato Goracci, ha molti dubbi nel eh, raccontarla. Eh, anzi, riavvolgiamo il nastro. Sentire parlare Luca Goracci di questa storia sembra parlare con uno che si è appena svegliato da, da un sogno e ti dice: Guarda, ho incontrato uno che mi ha raccontato delle cose, ma sono così clamorose no. che non so se l'ho mai veramente no, per, incontrato. Però, però la, 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 la storia. Va raccontata bene perché si capisce anche perché Goraccia a un certo punto non, non gli abbia neanche dato un peso particolare, no? Secondo me lui non aveva messo fuoco degli elementi in quella storia lì. Allora, siamo, diciamo, nella fase in cui si, sta, si è riaperto il caso, no? Cioè, dopo la prima archiviazione là i giornali hanno cominciato a scrivere che non è un, sicuramente non è un probabilmente non è un suicidio insomma i, I, Aspetta, si, amici... riapre il caso, si riapre il caso sì. perché, esaminando fotogramma per fotogramma il video sì. della caduta, si vede a un certo punto che c'è la sagoma di un uomo lo... che sì. entra, guarda il corpo sì, sì. Esatto. di David e va esatto. via. Quella persona poteva essere indagata per omissione di soccorso ed è uno degli sì. elementi che consente Comunque, di riaprire. Questa, le questa cosa diciamo, fa, fa da volano anche ad altre cose che escono sui giornali. Fatto sta che alla fine la Procura di Siena si sente in dovere di riaprire le indagini. Nel momento in cui riapre le indagini, dopo poco tempo, eh, Luca Goracci riceve una telefonata di questo signore, di questo signore il quale non si qualifica inizialmente neanche. Dice semplicemente che lui ha da, dire, ha da raccontare delle cose cioè, cioè, e si danno un appuntamento. Si danno un appuntamento, mi pare di ricordare che mi disse vicino alla stazione di, di Siena, ma questo signore non si presenta, non arriva, non si presenta e allora, Luca Goracci dice, vabbè, questo era uno dei tanti millantatori che su questa storia ci hanno evidentemente giocato allora, passano delle settimane e un bel pomeriggio squilla il telefono squilla il telefono di nuovo ed era di nuovo questo tizio quindi lui la seconda volta che lo chiama, allora lui a quel punto gli dice, no guardi, se lei mi vuole parlare deve venire qui da me non ci diamo appuntamenti in mezzo alla strada cose. io sono un avvocato vieno allo studio, suona Viene da me e mi racconta quello che sa. Questo si presenta, un signore di bell'aspetto sui 40 anni, dice lui, e comincia a raccontare una storia incredibile. La storia è questa, dice: Io, io sono un, un imprenditore di Mantova, mi chiamo Muto, e faccio degli affari immobiliari, e, diciamo, eh, avevo dei miei punti di riferimento a Mantova, eccetera, eccetera, e conoscevo molto bene. Questo, era un affidato del Monte di Paschi Siena, conoscevo molto bene questo David Rossi. Eh, lo conoscevo così bene che quella sera lì, proprio quella sera lì avevamo un appuntamento. Io gli avevo dato, una, mi aveva dato un appuntamento, soltanto che per tutta una serie di eh, vicissitudini. Io arrivo a questo appuntamento in ritardo. Arrivo in ritardo e, per fare prima, cioè, passo dal vicolo, vicolo di Montepio Pio, quello dove David cade, no? Soltanto che nel momento in cui io entro in questo vicolo vedo una, una, una sagoma per terra e dico Dio ma chi è quell'uomo quell per terra con la camicia bianca? Mi avvicino e vedo che, che è Davide. In quel momento mentre io sto per fare qualche cosa, forse cercare aiuto eccetera, vengo aggredito, vengo aggredito fisicamente da due persone che cominciano a malmenarmi allora io mi dimeno e a un certo punto sento pure che parte un colpo di pistola parte un colpo di pistola ma col silenziatore dopodiché a un certo punto io questi riesco a divincolarmi e fuggo scappo e tu dici vabbè ma scappo questo è, ha raccontato ne ha raccontata una grossa no? ne ha raccontata una enorme di questa storia poi però il racconto diciamo, entra nei particolari dei rapporti fra lui e David Rossi e gli dice ma io lo conosco bene perché David viene spessissimo a Mantova e infatti David a Mantova era vicepresidente della Fondazione Tè, di cui era presidente il sindaco, che non è una figura marginale in questa vicenda qua. E dice, io lo conoscevo bene, ma sa, eh, con David eh, andavamo spesso: Roma, Mantova, Roma, Mantova, Roma, Mantova, ma che cosa è andato a fare? Ma insomma, girava con queste valigette con dei soldi dentro. In particolare, una di queste valigette, io mi ricordo che ce l'aveva un giorno, doveva essere l'inizio di novembre, forse il 12, mi pare che fosse il 12, comunque, un, 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 inizio di novembre. Proprio un giorno che, tornando eh, da, 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 da Roma, dove eravamo stati la mattina, lui mi dice, vabbè, io lo accompagnavo di sua Siena lui si fa lasciare all'ospedale, perché all'ospedale era ricoverato suo padre. E lui arriva, qui aveva questa valigetta nera, quel giorno entra all'ospedale dove c'è il padre ricoverato. E la storia, sostanzialmente, poi finisce lì, nel senso che, vabbè, questo signore dichiara di chiamarsi Antonio Muto, ma non rilascia, non gli fa vedere i documenti. Non gli fa, insomma, questo incontro si, si conclude come fosse appunto il racconto di un, di un millantatore. Piccolo particolare: il fratello di David Ranieri conferma la circostanza, la circostanza della che quel giorno David si presenta all'ospedale, dove il padre purtroppo era ricoverato. E aveva questa valigetta nera. E a un certo punto, allontanandosi per andare in bagno, forse, dice al fratello: attenzione a quella valigetta, attenzione che nei suoi occhi stateci attenti, come se nella valigetta ci fosse chissà che cosa. Nessuno, poi, quella valigetta l'ha aperta, ovviamente, no? nessuno sa che se dentro ci fosse effettivamente del denaro o se ci fosse soltanto della biancheria sporca. Perché David, quando andava. A Roma talvolta si fermava a dormire lì e si portava il cambio della, banche, della biancheria nella, nella valigetta. No? Quindi, diciamo, però la cosa interessante è che questo qua è l'unico episodio in tutta questa storia, l'unico episodio che ti dà la, un riscontro, che, dove c'è un riscontro, c'è cioè un signore apparentemente sconosciuto che dice di chiamarsi muto, di essere un signore che fa affari a Mantova, affari immobiliari, finanziari del Monte Paschisiena. Ed effettivamente ce n'è uno che si chiama Antonio Muto e che fa affari col Monte Paschi Più di uno in realtà. Più di uno in realtà, ma in particolare ce n'è uno che è stato anche processato... Es esposto, per è esposto per diversi milioni di euro. Esposto per diversi milioni di euro e è stato anche processato per una vicenda poco edificante, no? perché i giudici eh, accusatori sostenevano che lui era uno dell'andrangheta, perché a Mantova c'è una solida no, presenza mafioso. andranghetosa. Quindi, sono stati arrestati tutti e due 15 giorni fa, sì, Antonio che Cesare quindi sì. volendo, sono sì, sì. alle patrie cadere. No, no, cioè... per dire, poi tu adesso ci davi via, via Dana. No? E lì diciamo, oggettivamente eh, il Monte dei Paschi, o meglio la Banca Agricola Mantovana, perché poi eh, per il Monte dei Paschi è a Mantova, in quanto ha acquisito nel 2006 la Banca Agricola Mantovana che era faceva capo a Colanino in Marcegaglia no? se, non, se non ricordo male e è lì che si è creata poi questa eh, aderenza in qualche modo, cioè perché questi, questi, diciamo, questi personaggi che vengono da un, un posto della Calabria no? una, una, un, vengono da un paese che si chiama Cutro, se non sbaglio no? vengono tutti da lì hanno, cioè lì ci sono state delle indagini, ci sono state delle inchieste, c'è stata l'inchiesta Emilia no? che è arrivata fino a Mantova. Cioè lì ci sono delle, delle, delle interessenze molto importanti dell'Andrangheta. Dell Quindi io non ho, sinceramente non ho capito perché quella, quella traccia non è stata mai seguita. Allora c'è anche una c'è anche un'altra cosa. C'è un'altra cosa, cosa. Un, un cosa che nel frattempo. De Cortes. Nel frattempo, sorridi, nel, nel frattempo la, cambia la legislazione sui certificati di deposito al portatore. È importante. Ne sai di più? Nel tu. frattempo, cambia la, la normativa dei certificati di deposito al portatore. Quindi, tutto quello che prima poteva essere fatto. Mi sembra dal 2012 al 2013 non è più possibile farlo. Lo dico perché è una, un cambiamento importante in questa vicenda. C'è anche, anche da dire che eh, questa... Beh, è, anche, è venuta fuori anche la storia che quella famosa numero del, del telefono, Perfetto. che c'è stato anche chi ha detto, ma quello è lo stesso numero di un certificato di deposito della General Electric. No, c'è oh, una coincidenza, eh, eh, eh. perché... Quel numero coincide con un certificato di deposito presso una filiale sì. della Banca Popolare di Bari sì, sì. di Viadana, che è il famoso sì. 4099009, su quella storia quella ceduta da... dal Monte? Quella è una filiale ceduta dal monte. il microfono. Raccontiamo la storia perché Quella è una filiale ceduta del monte, monte... Cioè, allora, ceduta monte alla Banca Popolare di Bari. E, ricordiamo la storia brevissimamente. Eh, dopo la caduta di David Rossi. Sul suo telefono viene digitato il numero 4099 009. Eh, su questo c'è un uh, cortocircuito all'interno di Telecom Italia che è chiamata a spiegare di che cosa si trattava spiega due volte due cose diverse. Una volta dice che c'era stata una chiamata effettiva, una volta dice che era l'autoricarica perché David veniva chiamato da, dalla figlia Carolina e, e poi eh, si rimangia tutte queste due cose e dice che è un'anomalia eh, riportata nei, nei tabulati. Eh, abbiamo sentito tutte le persone che si occupano di tabulati telefonici tra le più prestigiose in Italia che dicono che quella linea 4099 009 su miliardi di linee non l'hanno mai trovata. Secondo che non è mai appartenuto a un codice per l'autoricarica. Terzo, che seppure fosse stata l'autoricarica non si spiega perché la SOS ricarica del chiamante dovesse apparire sul tabulato del chiamato che non era un abbonato ricaricabile, non era un utente ricaricabile ma era un abbonamento. Su queste tre cose Telecom Italia si incarta ma si incarta sulle, sugli atti ufficiali. Devo dire ho anche chiesto all'ufficio stampa di Telecom Italia se ha modo di chiarire questa cosa, ma loro mi hanno risposto che adesso è un po' risalente nel tempo e non, non sono in grado di spiegarla. Eh, però, 4099 009, eh, cercata, cercata con mezzi molto semplici, cioè Google, eh, tira fuori un PDF che sta sul sito di General Electric eh, nella parte investimenti, la parte finanziaria di GE, eh, che riconduce a un certificato di deposito del 2013. Che era in scadenza a ottobre di quell'anno e che apparteneva alla Banca Popolare di Bari, filiale di Viadana. Diciamo questa cosa, eh, non si va oltre questo purtroppo su quell'elemento. Su quell è una coincidenza, eh, che caso eh, mi verrebbe da dire? È una coincidenza improbabile, eppure per il momento è solo una coincidenza. Eh, questo lavoro. E mi avvio a concludere, poi eh, se mi sono dimenticato qualcosa, Sergio o Pierluigi me lo dite, eh, Luigi Emanuele, ehm, solo una riflessione finale. Eh, questa storia, come dicevo all'inizio, è una storia sospesa perché non è, non è conclusa. Eh, questa storia per concludersi eh, ha bisogno di, di una risposta certa e definitiva che venga data alla famiglia di David, tutte le volte che si prova a contrastare ogni tentativo di esplorazione di questa vicenda non si fa altro che eh, in qualche modo offendere eh, lo sforzo e l'impegno di chi prova a ottenere una risposta certa da, da questa storia, una risposta che sarebbe dovuta arrivare dalla magistratura che ha uomini mezzi e risorse per dare questo tipo di risposte e che in questo caso specifico ha dimostrato di aver sbagliato il tiro. Eh, probabilmente vittima del pregiudizio iniziale, come giustamente dice Sergio, però è anche vero che essere vittime, essere, cadere nel pregiudizio è una trappola che chi fa le indagini eh, diciamo, dovrebbe saper evitare, dovrebbe avere gli strumenti e l'addestramento per... Eh, per evitare. In questo caso non è successo. Dall'altro devo dire che è il riassunto, eh, ovviamente, distillato, grazie al lavoro di Emanuele di Mattia, di un'inchiesta di un televisiva molto lunga che, ha, che non ha precedenti nella storia della TV italiana, perché dentro un programma generalista e per la TV generalista è stata approfondita una storia. Eh, che in parte sembra di cronaca nera, in realtà impatta in modo significativo il mondo della giustizia, cioè di tutti quegli ingranaggi di quel meccanismo che non funzionano o non hanno funzionato e che potrebbero migliorare. E quindi è un lavoro che non ci sarebbe stato se non avessi avuto l'opportunità per la prima volta di approfondirlo in televisione, che poi è il media per il quale lavoro, nel quale sono nato e nel quale continuo a lavorare. Eh, ma soprattutto non ci sarebbe stato se non avessimo avuto un interesse e una risposta di pubblico anche quella senza precedenti in una fascia estremamente, estremamente giovane e, e attenta della, della popolazione e quindi del pubblico televisivo eh, io voglio ringraziare le persone che hanno fatto questo sacrificio il mercoledì in un giorno lavorativo in questo orario improbabile per venirci a sentire voglio ringraziare Pierluigi Pierluigi Piccini e Sergio Rizzo Pierluigi Piccini perché Insomma gli dovevo, eh, anche se poi insomma, mi ha maltrattato anche qua, oltre, oltre che in privato, eh, gli dovevo diciamo, un'attestazione pubblica di quello che è stato dal tuo punto di vista, certo, di quello che è stato il, il, suo, il suo ruolo in questa vicenda e Sergio Rizzo perché... È un giornalista che stimo molto, dal quale continuo, continuo a imparare nel corso degli anni, non solo a raccontare le cose che sono facili da vedere, ma anche a leggere tra le righe degli eventi e tra le sfumature eh, dei fatti. Quindi, quindi grazie. grazie a voi.